dove sei, Al? Dove ti sei cacciato? Sei qui, Al? Cosa fai con quell'uovo? Provo a covare. Ma ti sei ammattito del tutto? No, voglio solo provare. Ma è impossibile. Questa cosa è ridicola. Questo è proprio tra le più buffe. Ma no. Ma che cosa state combinando voi due? Il piccolo Al vuol covare un uovo di gallina tenendolo in mano. Che? Devi capire che non è possibile. E perché? So che anche le galline fanno così, non è vero? Ma figlio mio, le tue mani non sono come quelle delle galline, non lo capisci? Sara. Ma sì, è così. Guardate questo tiro! Pronti via! Tocca a te, Al. Sai perché la farfalla vola, Michael? Eh? Perché è capace di volare. Ehi, direi perché muove veloci le ali. Ma le ali perché la fanno volare? Ah, sempre domande. Basta, andiamo. Vieni. Fabbro. Cosa c'è ancora? Perché il fuoco brucia? Oh, un'altra volta. Vedi, Al, lo chiamano fuoco perché brucia, ecco tutto. Oh. E tutto quello che brucia si chiama fuoco, chiaro? Ehi, ma non ti arrabbiare, io volevo soltanto sapere il perché. Ora basta! Brutto moccioso, mi stai dando proprio noia. Con te tra i piedi non posso lavorare in pace. Vattene! Ai. E non farti più vedere, mai più! Che cos'è il fuoco, dunque? Da dove viene? Come si crea? Ehi! Idea! Ecco qua. Sicuro che sei stato tu a provocare questo guaio. Ascolta, papà, io volevo solo vedere come funzionava il fuoco. E venne un giorno che Al, questo ragazzino così curioso, cominciò ad andare a scuola. Allora, ragazzi, fate bene attenzione. Questo qui in basso è un passero. E invece questo qui in alto è un picchio. Maestro, maestro! Che cosa c'è, Al? Perché quello lo chiamano passero? Perché il passero è... Ecco, anche vuol sapere perché! Bene, ora vediamo quanto fa 3 più 6. Maestro! Oh! Maestro! E cosa c'è ancora? Voi sapete perché 1 più 1 deve fare 2? Ancora con queste domande? Possibile che tu non abbia un briciolo di buonsenso? Basta, insomma! In realtà, le domande di Al riguardavano i principi essenziali delle cose del mondo. Ad ogni modo è un elemento di disturbo. Lei crede che... Date retta a me! Va bene, va bene. Beh, insegnerò io qualche cosa ad Al. Così, per Al, l'anno scolastico si concluse dopo soli 3 mesi.
Il giorno dopo si aprì una scuola per due persone soltanto. La mamma era la maestra e Al lo scolaro. La farfalla vola perché ha le ali e l'aria la sostiene senza fare alcuna fatica. Allora è come se nuotasse con le sue ali nell'aria. È così e adesso andiamo a vederla. Ah, davvero? Andiamo! Al! Eccole! Eccole che nuotano, mamma! Guarda, mamma! Guarda come nuotano nell'aria! Al, ne sta nascendo una! Al! Oh? Davvero, mamma? Guarda, guarda e fai attenzione. Che ne dici, Al? È proprio come scritto sui libri, hai visto? Ma non credi che sia molto meglio vederlo dal vero? Da allora, Al si gettò sui libri. Voleva sperimentare tutto quello che leggeva, fino a che poté disporre di un piccolo laboratorio. Dai, prova a bere questa, Michael. Ma cos'è? Una pozione per volare. Davvero? Ah! Oh! Ora siedi là. E tra poco volerai come un pallone fluttuando leggero nell'aria. Fa effetto! Che cosa hai combinato adesso? Un esperimento! Stupido! Presto, un dottore! Al, non devi fare questo tipo di esperimenti. Povero Michael. Per procurarsi una completa attrezzatura, Al si mise a vendere verdure e infine divenne venditore di giornali sui treni. Giornali, giornali, chi vuole comprare? Inoltre, per non perdere tempo, Al trasformò in laboratorio un vagone vuoto. E poi si interessò all'elettricità e alla telegrafia. Per saperne di più, decise di lavorare per un ufficio telegrafico di Boston. Edison, mi mandi questo. Bene. Un giorno Al, ora divenuto Edison, decise di andare a New York e comprò il biglietto con gli ultimi risparmi. Poco dopo il suo arrivo a New York, Edison riuscì a diventare corrispondente del mercato dell'oro grazie alla sua grande esperienza come telegrafista e alla fine ebbe abbastanza denaro per comprarsi un laboratorio. Telegramma. Grazie. Oh no, mamma. Mamma. Hai visto, È proprio come scritto sui libri, vero? Ma forse non è molto meglio sperimentare. Resta sempre curioso e non smettere mai di pensare. Edison inventò poi molti oggetti utili, come diversi tipi di fonografi, una pressa tipografica, una macchina fotografica e un proiettore. La sua enorme curiosità produsse come risultato la famosa lampadina a incandescenza. E lasciandoci questi meravigliosi doni, Thomas Alva Edison morì nel 1931 all'età di 84 anni.
Non sono d'accordo, non siamo d'accordo. Quante volte l'abbiamo detto e magari nessuno ci ascoltava. Pegaso, il nostro rotocalco settimanale in onda ogni giovedì alle ore 20, contiene, tra l'altro, oltre a coloratissimi servizi, anche una rubrica dedicata a voi che non siete d'accordo. Allora, guardiamolo insieme, viviamolo insieme e magari telefonate in redazione per dire anche voi il vostro non sono d'accordo. Ogni giovedì su Pegaso alle ore 20.